Esistono automobili da sogno e sogni che diventano automobili, e quando si tratta di mettere mano a delle vere icone del motorismo italiano, beh, ci si prende quasi paura quando questi sogni si chiamano Giannini 350 GP anniversario. Non è da Parco Valentino che torno a parlare dell'ultima immensa interpretazione di un mito tutto italiano, ma da Via delle Idrovore della Maiana, sede storica di Giannini Automobili, tra l'altro appena ampliata per rendere giustizia a molte bellezze d'altri tempi, perché qui si è fatta la storia dell'automobilismo. 100 anni di passione per l'auto. Anche se è nel 1920 che i fratelli Attilio e Domenico Giannini aprono in Vicolo della Fontana una piccola officina di riparazioni meccaniche, la loro impresa comincia ben prima, già nel 1917. Per Giannini è stato un secolo spettacolare, con alti e bassi, ma che ha dato lustro e sportività a tanti modelli celebri della casa torinese, che grazie a Giannini appunto hanno acquistato inedite sembianze e nomi leggendari come la 500 TV Monte Carlo o la 590 GT Valle Lunga. Il sempre diverso contesto economico e sociopolitico dell'Italia influenza le sorti dell'azienda, che però rivive una seconda volta con al comando Gianluigi Natali e Wolfgang Polverelli, a cui si deve l'attuale struttura di 26.000 metri quadri di Giannini Automobili, e dove oggi sono custoditi molti dei successi dell'azienda romana, inclusi quelli degli anni 90 con 1 Turbo IE, 500 Sportline o la particolarissima Bravo Windsurf. Il legame fra Torino e Roma continua a essere molto intenso, e una nuova linfa è data dal progetto di Gram Torino Engineering e Giannini con la 350 GP, appunto, un'auto che ha obiettivi ambiziosi, ma più che ambiziosi direi bellicosi, perché è letteralmente una bomba. Non è la solita city car farcita di cavalli. Chi ha curato la 350 GP ci tiene a sottolineare che matematizzare questo progetto ha portato alla creazione di un'auto totalmente nuova, dalle linee possenti, fedeli agli stilemi del passato e in odore di gruppo B, ma destinate a compiacere un pubblico molto competente e appassionato. Questo tipo di made in Italy rilancia il brand Giannini in una delle sue più stupefacenti interpretazioni, il risultato di 3 anni di lavoro che ha portato il powertrain completo, motore cambio, trasmissione, al centro dell'abitacolo, con la conseguente modifica parziale del telaio rinforzato al retrotreno, all'adozione di un sistema di sospensioni anteriori e posteriori di tipo push rod con ammortizzatori regolabili Ohlins Racing Street, tutti dettagli molto costosi, come del resto lo sono i cerchi ultraleggeri in alluminio forgiato da 19 pollici fresati dal pieno e con fissaggio monodato e serratura di sicurezza iper ricercata, per non parlare della carrozzeria in carbonio autoclave o degli interni artigianalmente rifiniti, personalizzabili in tutto e per tutto, come sarà quasi certamente richiesto dalla esigenza clientela Giannini del nuovo secolo. Ovvio che quel numero 350 messo lì nella denominazione modello non è casuale, trattasi infatti di poderosa potenza. Ancora non ci sono state rivelate le modifiche al motore 1750 sovralimentato di derivazione Alfa Romeo montato sulla 350 GP, così come per ora ignoti sono gli interventi al cambio doppia frizione. Mentre meno misterioso è il sound che esce dagli scarichi con valvole elettroniche. Scarichi disponibili in acciaio, in titanio e saldati a mano. Senza dubbio 350 cavalli su quest'auto potrebbero far paura nella guida di tutti i giorni, ma non devono, visto che allo studio uno step da 225 cavalli attivabile a piacimento dall'abitacolo, così da renderla più addomesticabile. Anche se per la 350 GP sarà veramente complicato passare inosservata in mezzo al traffico, così come sul paddock di una pista, dato che non è da escludere la creazione di un campionato monomarca ad hoc per lei. Tre anni fa abbiamo pensato che era il momento per poter fare una nuova icona stradale, e quindi abbiamo deciso di coronare i 100 anni di festeggiamento della Giannini con un'auto degna di questo nome. Quindi abbiamo dato vita a un progetto unico nel suo genere, perché partendo da una city car, l'iconica 500, abbiamo pensato di trasformarla in una vettura sportiva di razza, d'eccellenza, quindi un vero omaggio alla cultura sportiva italiana. L'allargamento della carrozzeria, necessario anche per supportare questa importante potenza e cavalleria, ha richiesto la riprogettazione completa di tutte le sospensioni. Non abbiamo lesinato su nulla, abbiamo pensato a una carrozzeria completamente in carbonio in autoclave, sospensioni Ohlins pluriregolabili progettate appositamente per le nostre esigenze, tutta montata su Uniball. La parte anteriore permette di regolare camber, caster, tutto ricavato dal pieno in alluminio, assenza totale di plastica, abbiamo lavorato sulle leghe più speciali,
creato un fondo piatto sulla vettura e la cosa più importante, progettato questo telaio in culla che viene fissato sul retrotreno della vettura nei longheroni posteriori che sono stati rinforzati a dovere. Si tratta di un vero omaggio alla cultura sportiva italiana perché vuole essere un oggetto in tiratura limitata, non supereremo i 100 esemplari e le 100 unità e vorremmo dedicarla prettamente ai veri collezionisti e intenditori di auto, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello romantico nostalgico. Sono tutti qui per lei. Potremmo star qui a discutere per ore su quanto questo progetto sia estremo, anche nel prezzo. 153.000 euro per accaparrarsi uno dei 100 esemplari, ma la mia regola è prima guidare, poi giudicare. Quindi rimanete con noi perché la lista di quelli che la vogliono provare è già lunga e noi siamo già in pole position. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.